Il Manfredonia pareggia quest'oggi al Miramare, una gara importantissima nella rincorsa per la salvezza. Alla fine tanto rammarico per l'evanescenza offensiva degli ospiti e per l'inferiorità numerica decretata da una leggerezza di Ivan Romito. Il Manfredonia nel primo tempo era subito entrato in partita, infatti al 27esimo Amendola segna, chiude un'azione in orizzontale con assist decisivo di Vatiero. Il piatto del giovane attaccante Sipuntino piazza la palla all'incrocio dove non ci arriva Amato, 1-0 per i colori biancocelesti. Al 46esimo Vatiero protagonista scappa sulla sinistra e dalla Monica lancia la porta, che vede solo al centro dell'area la Forgia. Assist perfetto e facile e puntuale la Forgia, che insacca la rete del 2-0. Secondo tempo il Manfredonia è un po' più sulle gambe, mentre la Frattese è un poco più intraprendente. Al primo minuto Pozziello da una mischia in aria si trova la palla tra i piedi e dal limite dell'area piccola incrocia ma manda fuori alla destra di Simone. Terzo minuto, la porta riceve da Tristano da sinistra e s'accentra. La conclusione viene contrastato da Conti e finisce fuori. 22esimo minuto, Frattesi in avanti, Odierna approfitta di un errore in uscita di Simone e di testa segna il 2-1. Al 27esimo c'è l'espulsione di Romito, sua una grave leggerezza per una simulazione in aria. L'arbitro vede tutto, secondo giallo e cartellino rosso, lasciando i propri compagni di squadra in 10 per i restanti 20 minuti di gioco. Al 47esimo della ripresa, infatti, Bosco salta più di tutti in aria Sipontina, palla a Cassandro che è decentrato, calcia di pieno collo, la palla scheggia la traversa ed esce. 50esimo ed ultimo minuto, disimpegno errato di Amendola, palla scodellato in mezzo da Di Crosta. Il portiere biancoceleste Simone esce male e Bosco mette in mezzo per Esposito, che mette in rete il 2-2. Manfredonia che non è riuscito poi ad uscire fuori dall'area e reagire, tanto è che alla fine, negli ultimi minuti, gli ospiti prendono coraggio e trovano il gol salvezza. Tre punti che sarebbero stati fondamentali contro una diretta avversaria per la salvezza finale.